prerogative ce n'erano perché l'ha dettata la Cassazione. Quando si è pronunciata ha detto chiaramente che per l'applicazione della legge Severino deve essere immediatamente esecutiva. Non ci sono interpretazioni o pareri per quanto riguarda l'applicazione della legge Severino. Lo dice la stessa Cassazione. Dopodiché, se la magistratura ordinaria interverrà dicendo che De Luca deve essere reintegrato e può fare il Presidente della Regione, dirà che invece dovrà continuare ad essere sospeso per la durata di 18 mesi massima prevista da Severino, è un altro discorso. Ma se il Governo, il primo a non rispettare o cercare di interpretare in modo favorevole delle norme, è chiaro che allora... Però il punto è semplicemente se aspettare o no che nomini il vice poi alla fine, poi mi pare che la sospensione non sia... Ma vi sembra normale trovarsi in una situazione di questo tipo? Ricordo che il Presidente del Consiglio, che è quello che deve, Consiglio dei Ministri, che è quello che deve anche sospendere De Luca, è lo stesso segretario del Partito Democratico che ha permesso a De Luca di candidarsi. Perché questa è la verità. Ci troviamo in questa situazione perché il Partito Democratico ha fatto candidare De Luca. In secondo luogo perché ha detto, sì vabbè, la legge vale, però noi aspettiamo qualche tempo, facciamo... Il vicepresidente, la giunta, non preoccupatevi in qualche modo, facciamo, è una cosa vergognosa, è una cosa vergognosa, dopodiché qualcuno ritiene che la Severino sia sbagliata, discutiamone, ma non si può per un caso specifico incominciare a fare delle strane interpretazioni sull'applicazione per cercare di salvare il salvabile. No, oltretutto, dicendo, e chiudo soltanto dicendo che è anche offensivo, penso, verso i cittadini che si trovano e si troveranno ad essere governati da una persona che quando hanno espresso il voto non sapevano neanche chi fosse.